solo, siamo in diretta perché siamo gli ultimi. Ecco, intanto lei fa parte del gruppo degli arbitri che potrebbe vincere questo premio. Si sente che lo vincerà? Ma lo spero chiaramente, sarebbe una soddisfazione, perché comunque essere premiati dai calciatori è sempre una soddisfazione per un arbitro. Senta, lo sa che è bello sentir parlare un arbitro? Cioè è una bella sensazione anche magari per chi ci sta ascoltando, diciamo, l'arbitro che voce avrà? È questa, no? È sicuro di questo, sì, e poi si assume la responsabilità. Senta, no, perché i due conduttori in studio dicevano: che partita arbitrerà la prossima, cioè Inter-Roma o Lazio-Juve? Ah, dovreste chiedere a Rizzoli, onestamente non lo so, e ve lo dico sinceramente, non lo so davvero. Ecco, ma zero, fino all'ultimo momento non si sa. Sì, noi sappiamo la designazione quando vuoi, per cui da questo punto di vista non vi do nessuno scoop. Però lei sa che è considerato, se non il primo, insomma, nel top degli arbitri nazionali ed internazionali, questo... Vabbè, al mondo. Vabbè, grazie, questo mi fa piacere, probabilmente sono qua anche per quello, altrimenti avrebbero votato qualcun altro, però niente, sono contento di quello che ho fatto, quello sì sicuramente. Certo, è sempre difficile fare l'arbitro, credo. È una delle cose più difficili al mondo, se lo posso dire, lo sottolineo proprio. Senta, e l'ultima domanda, il rapporto arbitro-VAR, del quale si parla tanto. Guardi, le posso dire personalmente, ma credo di poter rappresentare l'opinione di qualsiasi arbitro del nostro livello. Il VAR è stato uno strumento favoloso, ci ha reso la vita più facile, anche più serena per certi punti di vista. È chiaro, come tutte le cose, si può migliorare, si può fare meglio, però le garantisco che è uno strumento favoloso. Chiedigli dell'Egitto. Alla domanda famosa che poneva Ancelotti: chi arbitra? L'arbitro o la VAR? L'arbitro sempre e comunque, su questo indiscutibilmente. La VAR ti dà un supporto importante, fondamentale talvolta, ma la decisione finale è sempre dell'arbitro. Cosa devo chiedere dell'Egitto, Stefano? Sì, come è stato allenare in Egitto? Come è stato arbitrare in Egitto? Come è stato arbitrare in Egitto? Ma adesso non sono stato in Egitto. Non ho capito. Ah, risultava qua. Che c'entra l'Egitto? No, perché risultava che avesse fatto una gara, che risultava in una scheda Premier League. Ah, sì, passato, sì, beh, sempre. Sì, sì. Sì, sì, sono belli caldi anche lì. Non caldi. Grazie. Grazie, dottor Rocchi. Sì, non se lo